Buongiorno amici, Alessandro Ventura Dubai. Oggi sono in perlustrazione, come spesso faccio, per visionare delle aree nuove e dei progetti nuovi che ritengo magari interessanti da poter proporre ai miei follower e ai miei clienti, soprattutto in Italia. Allora, oggi, come vi ho promesso, vi faccio vedere tre cose, tre situazioni, cioè vi parlo di tre situazioni abbastanza affordable, quindi non roba di lusso, di super lusso, non roba costosa, costosissima, roba affordable, che siamo 250.000 euro, insomma, questo che ritengo i budget con i quali bisogna approcciarsi al mercato immobiliare di Dubai oggi. Dove mi trovo adesso di preciso? Sono a Dubai Sport City. Una community interessante che ha il suo perché e tra l'altro è molto economica. Perché dico che ha il suo perché? Perché è una community che c'è da tanti anni, anche se non è ancora completa, ci vivono tantissime persone. E, c'è il campo da rugby, c'è una palestra che non è più la palestra più grande di Dubai, lo è stata in passato, ma è comunque una palestra top che è Fit Republic. Ci sono ristoranti, c'è un po' di tutto, è economica e quindi questo attrae e comunque la posizione non è male. Allora, cosa succede qui? C'è il costruttore MAG che è noto. Io tra l'altro, quando sono arrivato a Dubai per la prima volta da residente nel 2015, sono stato un anno nella torre che era MAG 214 a Jumeirah Lake Towers. Dicevo, questo costruttore ha acquistato una torre da fallimento. Sono situazioni che stanno accadendo adesso a Dubai in questi ultimi due anni, non so se ve ne siete accorti. Sono tutti strascichi, diciamo, del 2007-2008, quando c'era stata la famosa bolla finanziaria della Lehman Brothers. E questi strascichi poi sono andati avanti per anni, fino a che, sapete, sono procedure lunghe, fino a che poi si è andato in asta e quindi chi ha i soldi compra. In questo caso MAG ha preso questa torre che è già costruita e niente, lancia questo nuovo progetto. Come vedete ci sono esattamente davanti, questa è ferma da un po' di anni, la struttura è tutta fatta, tutta pronta. E quindi MAG ha fatto questa operazione. Adesso naturalmente vi faccio vedere anche le foto ufficiali di come sarà il rendering, naturalmente. E questa torre è stata presentata due giorni fa. Questo palazzo si chiama MAG 777 e il nome è caratteristico perché i monolocali hanno un prezzo di partenza che parte da 777.000 dirham. Quindi dividete per 4 e capite che siamo a delle cifre molto, molto economiche per Dubai. Naturalmente poi abbiamo i one bedroom e i two bedroom. C'è un piano di pagamento naturalmente e c'è una prevista consegna a fine 2025. Quindi per chi volesse fare un'operazione abbastanza economica, senza esporsi troppo, senza voler attendere troppo, quindi con un qualcosa che in questo caso insomma verrà consegnato con tempi molto brevi su un building anche qui che è già praticamente, la struttura è già fatta, tra l'altro non è un building molto alto, questo potrebbe essere una cosa interessante magari per fare un primo step, un primo investimento, magari se siete un po' timorosi eccetera eccetera, ritengo che sia interessante. Perché no? Perché se no state sempre a guardare e a guardare gli altri che fanno. Allora, a un certo punto bisogna anche buttarsi. Ecco che adesso stiamo lasciando Dubai Sport City e andiamo a Dubai Motor City, che è esattamente dall'altra parte. Se dovessi scegliere, devo dire che Dubai Motor City mi piace di più. La trovo più curata a partire dalla strada. Il manto stradale qui non è porfido, non so come chiamarlo, adesso ve lo faccio vedere meglio, dà un'idea appunto di più cura, più eleganza, mi piace di più. Allora qui ci sono due progetti, uno è stato lanciato 3-4 settimane fa, che è quello di Soba Solis attorno all'autodromo. L'autodromo che non è un autodromo dove fanno i gran premi, però
adesso mi sto dirigendo lì, tra l'altro, però è molto carino, noleggiano le auto e ci sono dei piani qua di sviluppo, dei piani di vogliono fare varie cose, per cui ritengo che questa community sia ancora sottostimata. Vi faccio rivedere il video del progetto Soba Solis, che è in partnership con l'Arsenal Football Club. È un concept molto molto carino. Soba è un costruttore affermato che ha una buona reputazione, anzi molto buona reputazione, fa un'ottima qualità. L'unica cosa che si può dire è che fa diciamo delle dimensioni piccole degli appartamenti, ma in ottica di investimento per affittare anche short term per rivendere può essere interessante. Ma ripeto, mi piace l'idea attorno all'autodromo. Domani c'è la presentazione di questo Takaya di Union Property, che niente, più o meno il concept è quello, con appartamenti comunque un po' più grandi e comunque sempre attorno all'autodromo. Credo che siano delle zone da prendere in considerazione con i progetti che vi ho fatto vedere. Io vi ricordo che sono qua da tanti anni, ho la mia licenza di real estate, non sono richieste commissioni di agenzia, la figura del mediatore non esiste. Io sono qui che poi vi proteggo anche dopo. Sapete che adesso molte volte su alcuni progetti si richiede l'EOI, l'Expression of Interest, tutte quelle cose lì, bla bla bla, ma dopo ci vuole qualcuno che vi assista, ma che vi assista per davvero, anche se magari non riuscite poi a prendere l'unità che volete, se cambiate idea, eccetera, eccetera. Io vi garantisco, perché l'ho fatto in passato a gratis, purtroppo, perché poi speri sempre che le cose tornano in tuo favore, vi assisto anche sul dopo, quindi sul recupero di eventuali anticipi, di eventuali prenotazioni fatte, che dopo magari non sono andate a buon fine, ok? Io sono qui, Alessandro Ventura, Dubai.